E adesso Gershwin introduce ancora un episodio per sdrammatizzare i venditori ambulanti che arrivano a vendere fragole e i granchi. Sono venditori molto semplici, no? Escono la giornata, poi verso sera ritornano e offrono alla comunità per pochi spiccioli questi ricavati, no? Sentiamo però come musicalmente Gershwin crea questa continua ripetizione, perché non so, vi lo ricordate quando passava la rotina per le strade, no? C'è la rotina con quella linea, con quella... Ecco, lo stesso, e sono queste figure che allora erano invece comunissime, chiaramente. Sentiamo un momento di questa parte, perché serve per creare proprio l'ambiente, no? Traccia 20. Riesce ancora a ottenere un momento con la Bess e ne approfitta subito per dire: noi qua siamo buttati via, noi, la nostra vita è lontana da qui, da questi mendicanti, tu devi seguire me, dici, no? Ecco. Quindi Bess comunque qui ancora oppone resistenza. Sentiamo la traccia successiva, la 21. You don't need to be afraid no more. You speak of happiness and then your worries down. You're gonna live easy, you're gonna live high, you're gonna outshine every woman in this town. And remember, when crowd comes, that's my business. Ascoltato, chissà perché ho tagliato la parte in cui invece Sporting Life se n'è appena andato. Io vi ho detto che c'era il dialogo, invece devo aver tagliato, perché qui era quando ritorna subito dopo questo incontro fugace con Sporting Life, e invece c'è la conferma di Bess che vuole stare con Porgy. Scusate, è stato un errore nel fare il CD. Ecco. Comunque, a complicare la situazione adesso arriva l'uragano. Maria, la vecchia, dice: ma nella mia vita l'avrò visto 3-4 volte arrivare l'uragano. Chi è che è preoccupatissima? È Clara, perché il marito, no, sono giorni che è lì sul fiume a pescare, lo fa perché vuole in qualche modo guadagnare il più possibile. Però Clara ha ragione, perché dopo pochissimo che ha detto questo si sente la campana, che è proprio quella che suona quando c'è la tempesta in arrivo. Ecco, quindi questo sconvolge tutto. Sentiamo che Gershwin, per evocare la bufera, utilizza uno strumento che fu usato moltissimo da Richard Strauss. Quale? Quale? La macchina del vento, che noi conosciamo attraverso il Don Chisciotte, poi lo conosciamo attraverso, per esempio, la Sinfonia delle Alpi, quando c'è il temporale. Ecco, la tentazione di Gershwin di creare anche lui un effetto ormai molto consolidato nella musica occidentale, ma sta benissimo comunque. Vediamo comunque, allora, prima proprio l'arrivo dell'uragano, quindi traccia 22. La scena dell'arrivo dell'uragano. Questa è una delle cose che da un punto di vista musicale rispetto alla trama cozza un pochino, perché l'uragano non deve essere visto come una cosa positiva, perché crea distruzione. Quindi questo è l'unico momento in cui Gershwin in qualche modo non si attiene a quelli che sono comunque i canoni teatrali, perché ha una scena drammatica, lui essendo un compositore tonale. Quando si tratta di evocare un elemento distruttivo si usa sempre la tonalità minore. Ecco, questa è l'unica volta che fa così, dando quasi all'uragano l'impressione di essere una entità così superiore, no? Che il finale positivo, qui, che è solo parziale, vuol dire che è al di sopra del bene e del male. Si può interpretarla così, però non è soltanto una cosa mia. Adesso, nell'atto terzo, l'ultimo, ci sono tutti raccolti, hanno una fifa terribile, ecco, che la loro abitazione venga spazzata via. Sono tutti riuniti in una preghiera corale. Sentiamo subito un breve frammento dell'inizio del terzo atto, che è la traccia 23. Allora qui Gershwin è abilissimo, perché lui utilizza una situazione statica, perché sono tutti fermi comunque, le voci si alternano, si accavallano anche, ma tutto segue la stessa tonalità, cioè non c'è nessuno che esce per un attimo, quindi crea proprio la situazione di coloro che sono tutti raccolti per un unico obiettivo, così come Gershwin utilizza una sola tonalità da gestire per tutte queste voci che comunque all'interno si muovono, come avete sentito. Ecco, quindi questo è questo è un compositore che qui in questo senso intuisce perfettamente cosa significa la raccolta di gente con una sola voce, una sola coralità, pur essendo comunque le voci distinguibili fra di loro, ma quello che tiene legato tutti insieme è il fatto che ci sia una sola tonalità. Ecco. Adesso passiamo avanti e sentiamo ancora una volta, questa volta ci deve essere, l'intervento di Sport in Life 24. Ma che c'è uno spirito, pazienza. Allora passiamo adesso al momento in cui la scena si svuota e ecco che ritorna Crown. Non si vuole far vedere dalla gente Crown, assolutamente. Lui vuole riprendersi Bess, però senza essere visto. In realtà viene visto da Sport in Life, perché sta accendendosi una sigaretta e vede del movimento una persona che sta arrivando. Allora si nasconde, spegne immediatamente la sigaretta, si nasconde e vuole vedere cosa succede. Ed ecco che arriva appunto Crown e reclama Bess. Però chi è pronto ad aspettarlo? È pronto Polly. E infatti aspetta un momento di distrazione di Crown nei confronti di Bess, arriva all'improvviso, prende il pugnale, gli strappa il pugnale Polly a Crown e quindi lo uccide. Sentiamo questa scena. Da notare che Gershwin qui lavora di economia. Cosa significa? Che utilizza lo stesso ritmo, gli stessi intervalli, quindi anche gli stessi strumenti quasi tutti, che ha usato per la morte di Robbins, quello che aveva giocato i dadi sempre con Crown e che era stato ucciso da Crown perché secondo lui aveva barato. Utilizza lo stesso ritmo, lo stesso tipo di situazione musicale. Perché lo fa? Lo fa perché individua in questo movimento frenetico dell'orchestra, in cui ci sono intervalli di seconda e di settima, che sono quelli più dissonanti nel linguaggio tonale, per creare appunto l'idea che sta per arrivare un altro omicidio. Cioè lo fa come ricordo. Vi ricordate che la stessa scena c'era anche per l'uccisione di Robbins? Vedrete che adesso succede altrettanto qui qualcos'altro di simile. E infatti succede appunto l'uccisione del personaggio Crown. Sentiamo questa fase, strumentale soprattutto, che è la traccia numero 25, Polly uccide Crown. Mauthausen. Straordinario l'effetto della tonalità maggiore dopo l'uccisione, dopo tutto quel movimento dissonante incerto. Perché si mette a ridere? Perché adesso poi mi dice adesso tu hai solo un uomo, adesso tu hai solo Borghi, perché prima quel subdolo di Sport in Life aveva detto guarda che se una donna ha due uomini non va a finire bene, una donna ne deve avere solo uno, perché se ne ha due o uno viene ammazzato e l'altro va a finire in galera, no? Quindi poi alla fine resta sola, capito cosa aveva detto quel subdolo di Sport? Allora Borghi si mette a ridere per questo, perché ha eliminato il proprio rivale, no? Ecco. E questa gioia del maggiore è straordinaria. Ecco, chi ricorda un po' questo effetto comunque del movimento concitato? Un'americana nel 1935, all'epoca in cui si scriveva questa, appunto, Porgy and Bess, di nome Samuel Barber, nello scherzo della sua sinfonia creava un elemento concitato simile, anche se qui non si tratta di musica teatrale, ma solo di musica sinfonica astratta. Sentiamo come il procedimento a note ribattute con dissonanze viene utilizzato anche nello scherzo della Sinfonia numero 1 di Barber, che viene associato all'uccisione, che io associo all'uccisione di Crown nell'opera Porgy and Bess, per proprio il carattere del movimento incessante dell'orchestra. Un breve esempio, la traccia numero 26. Situazione di tensione, compositore americano, no? Contemporaneo assolutamente di Gershwin, riesce, qui in campo solo sinfonico, a creare una concitazione proprio anche, sembra quasi un inseguimento, un incessante inseguimento. Dopo invece, dopo Porgy and Bess, nel 1945, 10 anni dopo, chi si ricorderà di questa situazione sarà Benjamin Britten nell'opera Peter Grimes, nell'episodio della tempesta, in cui utilizzerà anche lui una forma incessante, ritmica, basata soprattutto su dissonanze per semitoni e settime. Sentiamo l'incipit di questa tempesta di Britten, la traccia successiva. No, aspetta, ho sbagliato, è la traccia 28. Quindi anche qui, moto incessante per, per tutta la durata della tempesta. Sono riferimenti musicali che io propongo, ma che sono interessanti secondo me perché dimostrano come, anche se i compositori non conoscevano esattamente quello che avevano fatto fra di loro, però tutti quanti hanno in mente sempre un certo modo di comporre di fronte a situazioni drammatiche. E adesso finalmente un'area di Sport in Life, quella in cui dice c'è una nave pronta a salpare per New York, vieni con me sorella nei luoghi a cui apparteniamo, tu ed io potremo fare una gran vita a New York, vieni con me, là non potremo sbagliare sorella, ti comprerò la casa più grande proprio lì sulla Quinta Strada e attraverseremo Harlem pavoneggiandoci e non ci sarà nulla di troppo bello per te, ti vestirò di seta e satin all'ultima moda parigina, dimenticherai tutte le tristezze, non avrai nulla di cui crucciarti, dovrai soltanto sorridere, vieni con me. Chi non andrebbe con lui, no? Così convincente. Sentiamo questa famosa canzone. Ve lo ricordate Pieri nel lupo? Sì. No? La parte del gatto, quale strumento è affidato? Il clarinetto. Esatto, sapete perché è affidato al clarinetto? Perché il gatto fa finta di niente, fa il sornione, no? E Sport in Life qui fa la figura del gatto che è in qualche modo tentatore. E allora ecco che il clarinetto qui viene usato in modo da tentare, essere lo strumento tentatore. La traccia numero 30. There's a boat that's leaving soon on New York. Come abbiamo detto poi lei cede, no? Adesso invece sentiamo l'ultima parte in cui è il nuovo giorno e tutti si salutano nella comunità e poi arriva Porgy dopo una settimana che è stato in carcere. Stiamo per finire. È la traccia numero 31, good morning, ecco qua. C'è anche un bellissimo coro di bambini, chissà se lo faranno. Vabbè. Good morning, sister. Adesso, quando è arrivato Poggi, all'inizio non capisce che non, appunto nessuno gli dice nulla, cercate di non dirlo, però quando vede che il bimbo non è più nelle mani di Bess, il bimbo di Clara, quella che è morta e che aveva dato a Bess il bimbo, ma è nelle mani appunto di Maria, allora dice, ma allora qui è successo qualcosa. Ma Bess, dov'è? Dovete dirmi la verità. No, ma guarda che non te la meritavi. E alla fine l'uomo dice, è andato a New York con, facciamo la finita con Sporting Life. Ecco, allora lui subito, no, non ci penso due volte, vado, parto anch'io, qui e là, ecco. Lui fa un piccolo omaggio alla sua Bess, che sentiremo, e poi dopo c'è tutta la parte finale di 1 minuto e 30. Ma a 32 sentiamo la sua nostalgia per Bess, la traccia 32. Ecco. In cui lui e poi tutti gli altri appunto dice: o Signore, ho imboccato la mia strada, ho imboccato la mia strada per il regno dei cieli, cavalcherò per quella lunga lunga strada, se tu sarai là a guidarmi, o Signore, ho imboccato la mia strada. La mia strada verso il regno dei cieli è lunga lunga la strada, ma tu sarai là a guidarmi. 33. Dettagliata, abbiamo vissuto credo tutti con questa comunità di Catfish Row un po' turbolenta, comunque non so quante volte ho sentito Poggi, certamente molte, ma mi comunica sempre una vitalità, una forza di vivere incredibile. E guardate che in palcoscenico, se lo fanno come lo fanno sempre questi attori, cantanti neri che sono strepitosi, qui avete avuto l'idea della qualità di voci stupefacenti, perché, e questo è il miracolo, sentendo quest'opera io ho sempre avvertito una sorta di mancanza dell'opera, l'altra, venendo verso i tempi nostri, proprio come mancanza di comunicazione, di comunicatività, di raccontare con le voci. Qui è la scoperta quasi banale, come si possa ancora con un linguaggio tonale, non c'è nessun bisogno di inventare chissà che cosa di nuovo, Si comunica però quello che non ha necessità di essere nuovo, ma di essere vero, la vitalità della vita con tutte le sue manifestazioni, anche le più elementari. Io rimango sempre sconcertato dalla quantità di temi che ci sono in questa opera, che c'è, la quantità di temi in questa opera. Gershwin fa un'opera, un altro ne avrebbe fatto 3 o 4, questo capitava anche per altri musicisti, lo sappiamo, non sono molti, Nella storia della musica i compositori dal tema facile non sono poi moltissimi. Perché in questo senso... Poi ricordiamo che siamo nel 1935, quando 35. Già il melodramma tradizionale era in crisi in modo terribile, sì, chiaro, certo. No? È tanto più sconvolgente, addirittura, secondo me, deprimente, che quest'opera, quando è arrivata nel 1955 in Italia, ha suscitato addirittura delle censure sul gusto di fare un'opera con questo linguaggio. Pazzesco. Mi auguro che la rappresentazione scaligera tenga botta a questa. Ci sono i presupposti perché lo sia. Secondo me è così, mi sembra tuttora incomprensibile, salvo una ragione economica, sì, che abbiano pensato di realizzare quest'opera in una forma che non so quale sia, comunque semiscenica. Va bene lo stesso. E grazie anche dei molti riferimenti che hai fatto agli altri compositori. In modo particolare sono stimoli, non è che io volessi proprio, però sai, ma attenzione, perché i riferimenti si fanno quasi sempre a rovescio, cioè si dice Gershwin assomiglia qui a Bartók, assomiglia qui a questo, invece il riferimento giusto è quasi a rovescio, cioè è come sia stato Gershwin ad essere usato. E tra l'altro, risentendola con la mente, come dire, attenta proprio alla pura forma auditiva, si avverte proprio una sorta, come dicevi giustamente, come compositori di un'epoca assorbono, non tanto per diretta esperienza, quanto per esperienza che si fabbrica nella sensibilità nel momento che si affrontano certi momenti drammatici, scenografici, con i modesimi linguaggi. Addirittura ci sono secondo me 2 compositori, tu ne hai citati alcuni, io ne cito altri 2 che sono secondo me di riferimento, ma non musicale, non strettamente musicale. Per quanto concerne il Novecento, l'opera dei primi 30 anni del Novecento, Janacek, Britten l'hai già citato, l'unico esempio di Bartók che c'è nel Mandarino meraviglioso, ma soprattutto nel Mandarino meraviglioso, non tanto nella sua opera, dove quindi esempi di linguaggi musicali assolutamente importanti e quasi tutti disattesi dall'attenzione della critica nel momento che sono nati. Sì. L'eterna storia, insomma. Non siamo mai capaci... Quindi anche voi, anche noi, non siamo capaci di leggere le cose che succedono nella nostra epoca. A voltarci indietro siamo tutti capaci di portare a noi le cose avvenute. È quello di veramente capire se anche nella nostra epoca ci sono... delle opere. Però Gino devi perdonarli, nel senso, nel senso che alla fine la forza del linguaggio tonale è quella che li smuove, capisci? Cioè è una cosa innata nel DNA. Noi possiamo dire benissimo che il Museo Aronne di Schoenberg è un capolavoro, perché lo è, sì, lo è. Ma il problema è che loro dentro hanno questo DNA tonale che li fa godere delle sensazioni che proprio questo linguaggio nei secoli ha creato nell'uomo, capisci? Non abbiamo un portone, questa è la realtà, una galassia, però sta di fatto che relativamente anche ai linguaggi, i linguaggi sono al servizio di che cosa vuoi esprimere a chi indirizzati a un certo tipo di utenza. L'esempio clamoroso è il Wozzeck. Sì. Il Wozzeck è l'opera anche dodecafonica, in buona parte dodecafonica, che però arriva a tutti. Perché? Perché è la sintesi di una situazione drammatica che trova proprio in un linguaggio una forma di espressività assolutamente indiscutibile, inscindibile per quello che sì, e si dice linguaggio pantonale in questo caso, anche lui e Schoenberg lo usavano perché loro non volevano sentirsi dire siamo tonali, al limite dice usate la parola pantonale perché anziché privare, no, come la A, pantonale vuol dire racchiudere tutte le esperienze dei linguaggi, quindi preferivano dire questa parola, cioè, pantonale. Due piccole considerazioni accessorie e soprattutto per sorridere. Figuratevi quando c'era anche Stravinsky a Los Angeles, cioè cosa succedeva in questi europei che incontravano individui come non solo Gershwin ma Cage, ancora più divertente il rapporto con Schoenberg e Cage. Sì. Siamo grazie anche finalmente della citazione di Charles Ives, perché se io consiglio, soprattutto quando trovate degli americani, magari quelli che dirigono delle aziende importanti, voi chiedetegli, ma secondo te chi è il compositore più importante del tuo paese? Lui quasi certamente non è detto che dica Gershwin, probabile che dica Gershwin, non è sicuro. Ma non dirà mai Charles Ives, che in realtà è il compositore più incredibile americano, è veramente l'innovatore di una musica che non si capisce come sia potuta avvenire in un uomo che era un assicuratore, che era, come dire, quasi un analfabeta, no, non era un analfabeta. No, no, cosa dici? No, ma dal punto di vista totalmente musicale. Attento, non comunque è un grandissimo compositore. No, vuoi dire che è incredibile, ma perché vedi, il padre, pensate, il padre di Ives, ha detto, figliolo, vuoi essere un libero creatore nella musica? Ecco, non fare il musicista di professione. Infatti dice, sì papà, va bene, allora ricordati, vuoi essere libero, vuoi veramente sperimentare e non scimmiottare gli altri? Trovati un bel lavoro che ti faccia, che ti renda, e poi in musica puoi fare quello che vuoi. E lui queste parole sante del padre, però dovete scontare in vita l'indifferenza, questo è chiaro. Lo suo esegue ancora oggi poco, insomma, c'è niente da fare. Va bene, ti ringraziamo e naturalmente per quanto possibile andremo a vedere questa esecuzione benvenuta del Palme Messa. A voi il nostro saluto. Grazie ancora,